ha il 560 Speed, di cui faremo le ampie prove in acqua il 27 e il 28 a ottobre a Marina di Pisa. E noi di Mare TV non potevamo certo mancare a questo appuntamento, dove in collaborazione con la Nautic Center della Marina di Pisa si sono potute provare e testare tutte le anteprime della gamma Mariner, dallo Shogun 830 motorizzato con un Suzuki da 300 cavalli all'ultima novità della casa, il 560 Serie Speed. In questa occasione abbiamo presentato il nuovo NATO, il 560 Speed, progettato per avere poca potenza. I nostri, come tutti sanno, sono dei gommoni molto leggeri, per cui non bisognano di grosse potenze per avere delle buone prestazioni. E il 560 è presentato a Genova, in questa occasione l'abbiamo fatto provare e abbiamo avuto un'enorme soddisfazione, perché tutti i clienti ci hanno riconosciuto la giustezza di questo progetto. Con il 560 abbiamo presentato anche i 7 metri bicolor, siamo i primi, credo, o perlomeno non ho mai visto una carena bicolore come l'abbiamo impostata noi. In questo caso questo è un progetto che si sta via via definendo, infatti nel modello che abbiamo fatto provare manca i roll bar, per il resto la dotazione di serie è quella che si vede in questo momento. E non potevano certo mancare i nuovissimi tender studiati per ogni esigenza e dotati di tutto quello che un vero tender dovrebbe avere, dalle pagaie ben sistemate sui tubolari alle doti di stabilità e di navigazione. Ma sentiamo direttamente dal signor Mauro Manfioletti quali sono state le sue impressioni in questo weekend di fine ottobre, dal clima estivo e raggiante. Il Mariner Day del 27 e 28 ottobre a Pisa si è appena concluso, siamo molto soddisfatti sia perché il tempo e il mare con la sua onda lunga ci hanno assistito. Abbiamo avuto moltissime visite sia dei nostri clienti, ed è stata un'occasione per ritrovarci, e sia per chi si è approcciato a noi all'ultima fiera di Genova, a cui avevamo dato questo appuntamento per provare i nostri mezzi in mare. Colgo l'occasione per ringraziare la Nautica Center, nostro concessionario di Pisa e per la Toscana, che ci ha ospitato magnificamente, e ringraziare tutti quei clienti e futuri, spero, clienti che sono venuti a trovarci e hanno potuto verificare la bontà dei nostri prodotti. Al di là di tutto, crediamo che prima di acquistare un mezzo che va per mare, la prova fondamentale sia quello di provarlo in mare, perché a terra sono tutti belli e appagano l'occhio. L'importante è capire poi come ci si comporta in acqua. E vista l'esperienza più che trentennale della Mariner, noi non abbiamo paura di confronti. Insomma, come avrete intuito, per Mariner la nuova stagione è già cominciata, e se queste sono le premesse, c'è da aspettarsi che sarà una stagione davvero ricca di successi e soddisfazioni.